Vuoi il meglio per la tua auto? I tutorial li stai già guardando. Così la scelta giusta per i buoni affari è comprare sull'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per questa operazione è necessario un filtro olio come indicato nella descrizione del video. I prodotti e i componenti necessari li trovi nella descrizione del video, assieme a un link per sapere quale e quanto olio ti serve. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Apri il tappo di riempimento dell'olio. In tal modo, quando sarà il momento, l'olio uscirà più rapidamente. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare la nostra guida sollevare l'auto in sicurezza. Adesso puoi rimuovere il basamento di plastica, se c'è, e accedere al bullone del filtro dell'olio. Adesso puoi vedere il bullone del filtro dell'olio. Sblocca il bullone dell'olio usando una chiave inglese da 19 per i primi giri, poi finisci a mano. Stai attento agli ultimi giri, perché l'olio potrebbe sgorgare all'improvviso. Dovrai avere già preparato un bidone per il recupero dell'olio. Anzi, puoi costruirtene uno. Guarda il video come costruire un contenitore di raccolta di liquidi. Fai uscire l'olio per 10 minuti. Quando cambi l'olio, devi cambiare anche il filtro. Al filtro si accede da sopra. Per evitare di far colare l'olio rimasto nel filtro, mettici sotto il contenitore di recupero. Svita il filtro ruotandolo in senso antiorario. Se non è possibile lo sblocco manuale, è possibile utilizzare una chiave per filtri. Se non ce la fai, guarda la nostra guida Sbloccare il filtro dell'olio. Quando esce, giralo verso l'alto per evitare di spandere l'olio. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Prendi il nuovo filtro e ungi con un po' d'olio la guarnizione, dalla parte della vite. In tal modo eviterai che il bullone faccia troppo attrito sul blocco motore, il che potrebbe comprometterne la tenuta stagna. Riavvita il filtro fino a che non tocca. A quel punto, afferralo bene e stringi per mezzo giro. Sulle auto del gruppo BUAG, il giunto non si stacca dal bullone del filtro. Ti consigliamo quindi di sostituire il vecchio bullone con uno nuovo ogni volta che cambi il filtro. Per rimontarlo inizia a mano e finisci di stringerlo con una chiave inglese da 19. Adesso bisogna rimettere l'olio nel motore. Questa operazione va svolta con molta attenzione e precisione. Per cominciare, rimetti a posto il basamento. Poi rimetti al suolo l'auto, perché la verifica del livello dell'olio va fatta con il veicolo orizzontale. All'inizio, mettici il 90% della quantità necessaria. In tal modo potrai tenerti un buon margine per correggere il livello. Chiudi il tappo. Accendi il motore e lascia acceso per 30 secondi, così il filtro dell'olio si riempirà. Estrai l'asta di controllo dell'olio e puliscila. Rimettila, estraila e controlla il livello dell'olio. Il livello ottimale è vicino al massimo, ma attenzione a non superarlo. Regola il livello misurato fino ad arrivare a quello ottimale. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Used Tool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.